a tutti per il collegamento e scusate perché stiamo un po' cercando di dare un po' di ordine alla regia, quindi su questo scusateci un attimo. Allora, intanto vi saluto tutti chi è collegato, che ci può vedere in diretta, e saluto per prima di tutto i nostri ospiti, a partire dal capogruppo di Fratelli Italia in Senato, il senatore Luca Ciriani. Buonasera Luca, il nostro vicepresidente del Senato, nonché anche ex ministro della Difesa, il senatore Ignazio La Russa. Buonasera Ignazio. Ciao, ma c'è un ministro prima di me, lo vedo lì, insomma. C'è, arriva. Certo, poi c'è anche l'amico Giulio, l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Buonasera Giulio. Buonasera Ignazio, in particolare, buonasera a tutti. Poi il nostro senatore Gian Battista Fazzolari, che è anche in Commissione Affari Europei del Senato. Buonasera Gian Battista. Ciao. E ultimo, non ultimo, il presidente del COPASI, il senatore Adolfo Urso. Allora, grazie. Saluti a tutti. Grazie a voi della vostra partecipazione. Allora, stasera noi abbiamo deciso come gruppo di Fratelli d'Italia del Senato di fare questo approfondimento, questo focus Ucraina, perché come vedete ormai la situazione in Ucraina è purtroppo da oltre 10 giorni che c'è il conflitto in corso. Sui vari canali social, sui vari canali di informazione abbiamo sentito molte interpretazioni per quanto riguarda i motivi per cui è scoppiato questo conflitto. Andiamo da Putin che vuole ricostruire la vecchia Unione Sovietica, al fatto che la NATO invece abbia operato affinché l'Ucraina entrasse all'interno della NATO. Quindi tante motivazioni, e secondo noi bisogna mettere un po' d'ordine. Ecco perché stasera abbiamo voluto fare questo focus. Abbiamo il problema economico che ci sta a questo punto, come tutti sapete, molto grave. Le sanzioni che noi abbiamo fatto alla Russia, però in qualche maniera stanno penalizzando anche il nostro sistema economico, le nostre aziende. Il caro gasolio, che sta andando sempre più in alto, di pochi minuti fa è la notizia che da lunedì dovrebbero fermarsi anche i trasportatori. Ieri mattina eravamo a una manifestazione dei pescatori che non escono più in mare, sempre per il problema del caro gasolio. Abbiamo quindi l'emergenza energia, l'emergenza alimentare. E tutto questo sicuramente ha risvegliato un po' le coscienze degli europei, dell'Europa, che si è resa conto che la guerra può essere a pochi chilometri da casa, e soprattutto credo che ci sia anche la consapevolezza, come dicevo, che questo gigante europeo si poggi anche un po' su piedi d'argilla, fra le cose fondamentali, come dicevo, la sicurezza energetica, ma anche quella alimentare, una fra le tante. Ecco, queste sono tante domande, tante dubbi che ci vengono posti a noi come esponenti politici, dagli iscritti, dai cittadini, dai militanti, e noi stasera vorremmo cercare di dare un po' di queste risposte, analizzare e capire anche quali possono essere le conseguenze, e lo facciamo appunto con i nostri ospiti, che come vedete credo che abbiano tutti la legittimità di poter essere nel merito sicuramente delle persone autorevoli. Io quindi mi taccio per il momento e direi di partire con i saluti del presidente del gruppo Ciriani. Prego Luca. Grazie Patrizio, un saluto a tutti i partecipanti e a coloro che ci seguono tramite le dirette sui nostri social. Ti ringrazio per questa iniziativa, che è molto importante per approfondire la situazione in Ucraina, ma anche per confermare o comunque discutere la linea che il partito Fratelli d'Italia ha avuto in queste settimane. La novità della guerra ai confini d'Europa è una novità tragica che speravamo di non vedere più nella storia, ma che si riaffaccia accelerando in maniera drammatica gli eventi e riportandoci, come dire, anche contro la nostra volontà di fronte alla realtà. La realtà è che ritorna la forza dell'impero, prima zarista, poi sovietico e adesso putiniano, con la sua logica di espansione
sicuramente imperiale, quindi antidemocratica, e si riaffaccia la logica di fatto di Yalta, le zone di influenza che non devono essere toccate, anche a costo di sopprimere o di soffocare la naturale vocazione alla libertà e alla democrazia dei popoli che si erano liberati con tanta fatica dalla dittatura comunista e sovietica. Ora, quello che è successo, che sta succedendo drammaticamente tra Russia e Ucraina, sarà oggetto anche dell'analisi dei nostri ospiti, dei colleghi, tutti molto autorevoli. Io mi limito a fare qualche velocissima considerazione che poi svilupperemo nel dibattito. Sicuramente ci sono stati degli errori diplomatici all'origine di questo conflitto. Sicuramente la politica estera americana è stata molto criticabile, soprattutto dall'Afghanistan in poi, ma anche prima. Sicuramente in Ucraina esistono minoranze forti, russofone e forse anche filorusse, questo da verificare. Sicuramente l'Unione Europea ha dimostrato ancora una volta tutta la sua debolezza diplomatica e militare, ma ammesso e non concesso, diciamo, che esistano delle ragioni di carattere politico o geopolitico a favore della Russia, ammesso e non concesso, nulla giustifica un'aggressione di tipo militare con 200.000 uomini, con l'esodo forzato di milioni di innocenti, di giovani, di bambini, di anziani fuori dai confini ucraini, con tutto quello che stiamo vivendo e stiamo vedendo attraverso i telegiornali e le fonti di informazioni. La posizione di Fratelli d'Italia della Presidente Giorgia Meloni è stata sin da subito nettissima, perché la nostra Presidente Meloni ha detto non è possibile non schierarsi in questo momento, è impossibile e sarebbe anche sbagliato. La nostra posizione come partito è a fianco del governo, non inteso come governo partitico, ma come espressione dell'unità nazionale, e insieme al governo, agli altri governi alleati europei, agli alleati della NATO e direi più in generale agli alleati occidentali dei paesi liberi. Quindi questa posizione è chiarissima e devo dire che non è una novità, perché la storia della destra politica italiana è stata una storia di filo atlantismo sempre, sin dai tempi dell'adesione della NATO e poi in tutte le occasioni più importanti. Io ricordo, ero più giovane, la crisi degli euromissili negli anni '80, quando Reagan chiese all'Europa di schierare gli euromissili, anche quella volta la destra fu al fianco dei paesi europei contro la minaccia sovietica e allora del patto di Varsavia. Questo lo voglio ricordare perché la posizione del nostro partito di Giorgia Meloni non è una posizione di opportunismo, ma è in linea e in coerenza con quello che è stata sempre la nostra storia di partito, di espressione della destra politica italiana. In tutto questo c'è qualche novità positiva? Sì, paradossalmente c'è il fatto che si ridà un senso alla NATO che pareva averlo perso e si ritrova una unità dell'Unione Europea che pareva perduta e forse la consapevolezza che adesso è giunto finalmente il momento di fare un salto di qualità per quanto riguarda la politica estera e militare dell'Unione Europea, che non può continuare ad essere un nano da questo punto di vista. Concludo. Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma faccio solo questa perché il tempo è poco e gli ospiti sono tanti, tutti importanti. Per molto tempo abbiamo ricevuto come partito, come era politica, l'accusa, che per chi ce la faceva era infamante, di essere sovranisti, un termine che a me personalmente non aveva mai entusiasmato, preferisco quello di conservatore, però adesso scopriamo tutti quanti che la sovranità è una grande questione politica, non solo italiana, ma di tutti i paesi liberi, che non esiste libertà e democrazia senza almeno una certa sovranità energetica, senza una sovranità militare e addirittura senza una sovranità alimentare, perché c'è anche questo problema. Quindi il tema della sovranità dei paesi, degli stati, come garanzia della libertà e della democrazia, che sembrava un tema infamante, oggetto di ironie o di attacchi dal punto di vista politico, torna al centro delle questioni di tutti i paesi che vogliono rimanere liberi. Ecco, io mi fermo qua, ritorno la parola a Patrizio, lo ringrazio ancora una volta di questa iniziativa. Grazie, grazie Luca. Allora, io prendo uno spunto, hai toccato tanti temi, ma prendo uno spunto da una tua frase, errori diplomatici, sono stati fatti tanti errori diplomatici. Molto probabilmente sullo scacchiere mondiale anche la posizione degli Stati Uniti sicuramente non hanno aiutato in questa
in questa situazione, quando si creano dei vuoti qualcuno li riempie sempre. Ma siccome parlavi appunto di errori diplomatici, io chiederei quindi a Giulio, l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, di farci lui un'analisi di questi eventuali errori diplomatici che sono stati fatti. Grazie Giulio, a te la parola. Grazie finite, senatore, grazie finite per questo invito. Sono onoratissimo di poter approfondire e ascoltare, soprattutto ascoltare gli illustri senatori, gli amici che sono con noi oggi. Cercherò di essere sintetico, anche perché sono costantemente incoraggiato ad esserlo dall'amico presidente Adolfo Urso ogni volta che prendo la parola. Quindi spesso ai suoi convegni a fare futuro vengo graziosamente bacchettato per essere troppo lungo, ma cercherò veramente di essere brevissimo. Gli errori diplomatici sì, assolutamente tanti negli ultimi 14 anni. E perché dico 14 anni? Perché gli errori diplomatici sono stati l'appeasement. Noi abbiamo vissuto ripetute Monaco, dalla parte, solo che anziché dalla parte di un appeasement come Neville Chamberlain e gli altri suoi, che non ci stanno sicuramente simpatici nella storia della destra italiana, non sono popolari, ma rovesciando la situazione, l'appeasement nei confronti di due colossi, in particolare uno per quanto riguarda la sicurezza europea, il putinismo zarista e visionario, vorrei dire messianico. Putin da 14 anni, ma probabilmente anche da prima, da pochi, diciamo il vertice di Pratica di Mare, vertice NATO-Russia del 2001, di Pratica di Mare avevamo ancora un Putin debolissimo militarmente, ancora più debole economicamente, come ha continuato ad essere, ma Pratica di Mare addirittura sottoscriveva l'intenzione a un giorno di far parte di un sistema di sicurezza europea condivisa e collaborativa che ponesse la Russia sullo stesso piano degli altri paesi della NATO e addirittura si integrasse in un circuito di sicurezza cooperativa atlantico-continentale. Pochi anni dopo, quando ha cominciato a sentirsi forte e sentirsi forte di fronte a un Occidente che perdeva da un punto di vista della deterrenza, della credibilità militare, ricordiamoci il tentativo di Obama del reset, cioè di ricostruire, di fare completamente le intese strategiche con la Russia, e venendo anche un po' ridicolizzato, mi ricordo degli incontri con Lavrov, in cui Lavrov prendeva in giro la Clinton, segretario di Stato, su questo tema del reset, dicendo che addirittura avevano sbagliato termine gli americani. Putin ha cominciato a sentirsi più forte. E qui cito uno spartiacque per far vedere che la politica dell'appeasement è stato lo sbaglio principale dell'Occidente in tutti questi 14 anni. Dico nei confronti della Russia, ma anche nei confronti di, soprattutto del gigante crescente della Cina, di cui ci siamo fatti ingannare, di questa crescita pacifica che è diventata assolutamente non pacifica dal 2012 in poi, quando Xi Jinping è arrivato alla presidenza praticamente a vita. Perché dico 2008 lo spartiacque? Nel 2008 c'è il vertice di Bucarest, il summit NATO-Russia di Bucarest. Putin prende un pezzo di carta di comunicato congiunto nel quale riemergeva l'idea di una sicurezza cooperativa in Europa e praticamente lo straccia. Fa una scenata a Bush, parla, inveisce per un'ora e mezza in pieno consiglio e si sente già forte. Le sue forze armate, uscite da una serie di incidenti come quella del sommergibile nucleare affondato sotto gli occhi di tutti all'inizio della sua presidenza, tragedie di questo tipo nel sistema, le sue forze armate si riprendono. E si sente così sicuro da attaccare la Georgia, quattro mesi dopo il vertice di Bucarest, NATO-Russia. La Georgia, appeasement. Gli occidentali cosa fanno? Non fanno praticamente niente. Belano. Lui riconosce l'indipendenza della Repubblica dell'Abkhazia e continua nella sua espansione nel Caucaso e in altri settori. Arriva il 2013, le linee rosse di Obama in Siria, l'uso delle armi chimiche che dovevano essere state consegnate su invito russo all'Organizzazione delle Armi Chimiche e non sono consegnate sicuramente in tutto, le riprendono dai russi, Assad le riprende dai russi.
bombardamenti ad Aleppo con le armi chimiche e gli europei e gli atlantici continuano a velare. Da lì partono due fenomeni visibilissimi anche cronologicamente. 2014 la Crimea e il Donbass, e nel Mar della Cina la Cina si appropria di una fetta enorme di zona economica esclusiva di mare territoriale di altri paesi confinanti e nessuno reagisce. Sì, reagisce l'Unione Europea per la Crimea, certo, fa delle sanzioni talmente forti che io mi ricordo un incontro con un'alta personalità russa che quando gli si dice ma noi stiamo perdendo enormemente per le sanzioni le nostre aziende, e la risposta dell'interlocutore era ma c'è una recessione in Russia, sì, stiamo perdendo appunto, ma ci sono tanti modi, poi si scoprono che gran parte delle aziende passando da Egitto, Turchia, Bulgaria, eccetera, riuscivano comunque. Il che non è una buona cosa per le nostre aziende, per carità, ci mancherebbe altro. Le sanzioni sono una cosa che non ci piacciono mai in assoluto, sono penalizzanti per le nostre aziende. Ma comunque, di fatto, non erano misure neanche lontanamente paragonabili a quelle che sono state prese da ultimo. Ora, quindi, il rapporto fra la visione messianica, zarista, imperiale di Putin oggi di ricostruire non soltanto l'URSS ma il patto di Varsavia e magari qualcosa di più in nome di un ideale di protezione delle minoranze russe sparse per il mondo, sparse in Europa. Ecco, qualcosa che è stato superato dall'atto finale di Helsinki, che riconosceva la responsabilità e la protezione delle minoranze nazionali, vediamo noi in Alto Adige, ai paesi che avevano la sovranità su territori sui quali erano ospitate minoranze nazionali. Ma Putin ribalta completamente, non gli interessa più niente, né dell'atto finale di Helsinki, né della carta europea del 92, né del protocollo dell'accordo, del memorandum of understanding che garantiva la sovranità e i confini dell'Ucraina in cambio della cessione di tutto l'armamento nucleare, più di 1000 testate restituite, date alla Russia perché venissero distrutte. La Russia e i paesi del Consiglio di Sicurezza, i paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, garantivano la sovranità ucraina in tutto questo. E invece con l'operazione Crimea 2014 tutto questo va in frantumi. Oggi cosa avviene? Oggi Putin, stiamo attenti perché abbiamo visto anche l'incontro di oggi, Lavrov, ministro ucraino, c'è si dice dialogo, certamente, è una fiammella di speranza. Deve essere alimentata la strada diplomatica, ma la voce di una diplomazia senza forza è una voce nel deserto. E credetemi, non scherziamo su queste cose, perché se in Europa non si ristabilisce un equilibrio strategico serio, dato da una difesa, la Germania ha raddoppiato le spese militari da quest'anno. Se non si affronta seriamente il problema della difesa, sia essa atlantica o sotto un cappello NATO, un pilastro europeo nella NATO o una forza autonoma europea, quello che vogliamo, è una questione di soldi, di mezzi, di destinare risorse estremamente cospicue e una forte volontà politica a rafforzare l'Europa e l'Alleanza Atlantica. Senza di questo e senza un chiaro segnale che abbiamo programmato questo, parliamo a vuoto, Putin arriverà a entrare in quel corridoio di continuità territoriale fra Russia, Bielorussia e distretto di Kaliningrad senza fermarsi, e farà dei paesi baltici la nuova Berlino Est. Questa è l'opinione di molti osservatori, ed è per questo che non bisogna dimenticare dare tregua a un presidente criminale genocidario. Putin è un criminale genocidario nel cuore dell'Europa, degli ucraini, che dobbiamo assistere noi europei dopo distruzioni devastanti che dureranno, la cui ricostruzione dell'Ucraina comunque vada durerà decenni, decenni e decenni, e avremo 5 o 6 o 7 milioni di ucraini nei nostri paesi che noi solidaristicamente assisteremo e faremo vivere decentemente da uomini e donne libere, ma non riusciremo a fermare neanche la persona o le persone che gli stanno intorno. Ed allora deve essere avviato, io sono molto
soddisfatto e anche rassicurato dal fatto che 39 paesi, tra cui l'Italia, abbiano firmato per attivare l'indagine sui crimini di guerra alla Corte Penale Internazionale, e mi risulta che anche in seno al governo esistono voci forti affinché si attui il principio di giurisdizione universale anche dello Stato italiano, oltre che di altri Stati europei, per incriminare il presidente Putin e i criminali che gli stanno attorno. Grazie. Giulio, grazie. Ti stavo per interrompere un po' come fa Adolfo quando fa le sue cose, ma ti ringrazio dell'intervento estremamente interessante che hai fatto, e in questo quadro che hai fatto fra una situazione internazionale, fra Russia, America e Cina, perché ancora non hai citato, ma credo che ci sia anche l'aspetto cinese, io vorrei passare, hai individuato comunque la debolezza di questa Europa di fatto, quindi io vorrei passare la parola al senatore Fazzolari, Giambattista, che è anche nostro responsabile nella Commissione Affari Europei, per avere anche un suo parere del quadro della situazione di questa Europa in questo contesto. Prego, Giambattista. Sì, grazie. Guarda, intanto prima una premessa. Si è chiesto della posizione di Fratelli d'Italia, e in questo periodo sono molto attivi, come al solito, e la propaganda facile dei delatori di qualunque posizione di buonsenso, no? Ora, c'è un tempo per discutere, c'è un tempo per sollevare determinate perplessità, e Fratelli d'Italia ha sempre parlato chiaramente quando ha reputato che determinate scelte erano discutibili, tra cui una politica occidentale che ha portato comunque poi a una situazione di tensione nell'est Europa. Ma poi c'è un momento nel quale non è più il momento dei distinguo o delle parole, ed è un momento nel quale invece non ci deve essere spazio per ambiguità, ed è il momento nel quale uno Stato entra con il proprio esercito e con i propri carri armati invadendo un altro Stato sovrano. Quello che è accaduto in Ucraina è inaccettabile. Non c'è nessuna forma di giustificazione di nessun genere. Semmai, ammesso e non concesso, che la Russia avesse delle preoccupazioni per la propria sicurezza, aveva mille strumenti diversi da quello di invadere un paese vicino per farle valere. Vogliamo fare un esempio estremo? Un esempio estremo poteva essere quello, a inizio inverno, di chiudere il gas all'Europa e porre sul tavolo con enorme forza una problematica. La Russia non ha mai avuto intenzione di porre un problema di sicurezza. La Russia ha colto l'occasione di una debolezza occidentale dimostrata più volte, e da ultimo con il ritiro vergognoso dell'amministrazione Biden dall'Afghanistan, con la gestione paurosa dell'Occidente del Covid, perché è chiaro che è un Occidente che si mostra così impaurito da una pandemia, tanto da girare con le mascherine all'aperto e si presta il fianco a chiunque voglia fare degli atti di prepotenza all'Occidente, e non appena è stata colta l'occasione, la Russia di Putin ha deciso di fare il colpo di mano. Un colpo di mano anche per sondare la reazione occidentale. Nell'intenzione ormai di una persona che ha perso il contatto con la realtà come Putin, si vede da mille aspetti, ma è una caratteristica dell'essere umano. Chi detiene un potere incontrastato per troppo tempo perde il rapporto con la realtà, e quindi era convinto di risolvere la questione ucraina in poche ore, ed era convinto di una reazione debole dell'Occidente, e invece ha sbagliato al momento le sue previsioni. La reazione ucraina è una reazione eroica, fuori da ogni previsione. È stata, adesso una parentesi sulla regia, credo che io sto parlando ma stanno inquadrando il povero Urso, che non so se
abbiamo modo di modificare questa. No, vediamo te. Vediamo te. Ok, allora la reazione del popolo ucraino è stata una reazione fuori da ogni previsione, un popolo eroico come veramente non se ne vede nella storia, cioè, si vedono rari esempi come questo. Credo che si siano sommate una serie di congiunture tra di loro, le casualità della storia. Casualità della storia, la prima è quella di un popolo cresciuto sotto l'Unione Sovietica che diventa un popolo libero, scopre la libertà ed è disposto a qualunque sacrificio per non ricadere sotto il giogo russo che gli ricorda troppo da vicino quello sovietico. L'altra, si parla molto del presidente comico, l'ex attore e l'ex comico, ma anche questo ogni tanto la storia fa dei brutti scherzi. Fosse stato un ex generale, magari non aveva bisogno di dimostrare a sé e al suo popolo tanto coraggio. Essendo un ex attore, invece, si presenta a questo appuntamento con la storia con un impegno in più. E oltre a questo, sempre casualità della storia, sindaco di Kiev, ex campione mondiale di pugilato, un gigante nella statura e un gigante di coraggio e carisma. Una miscela che sta facendo dell'Ucraina un polo di resistenza alle mire imperialiste russe veramente fuori da ogni immaginazione. La reazione occidentale compatta e, come ha giustamente detto l'ambasciatore Terzi, noi ci stiamo giocando moltissimo in Ucraina, perché se passa il principio che invadere l'Ucraina è una passeggiata e la reazione occidentale è debole, il giorno dopo toccherà alla Moldavia, poi toccherà ai paesi baltici, poi toccherà alla Polonia, perché questo insegna la storia. La storia ci dice che la Russia, sotto tutte le sue forme, da quella zarista a quella sovietica a oggi quella putiniana, ogni volta che ha trovato delle fragilità nei vicini e nel blocco occidentale, ne ha approfittato per la sua politica imperialista. Noi oggi, schierandoci con l'Ucraina, stiamo difendendo la nostra di libertà. E noi, sotto questo aspetto, credo, e questo ancora una volta mi riempie di orgoglio la decisione del nostro presidente Meloni e di tutto il partito, di non cadere nelle ambiguità o nelle preoccupazioni tipiche di chi si preoccupa di scontentare parte del proprio elettorato. E a noi, dell'elettorato che cincischia, che dubita della condanna da fare alla Russia a Putin, non ci interessa nulla. Non abbiamo mai fatto le nostre scelte sulla base del più o meno percentuale dei sondaggi o più o meno del consenso. Questa è una battaglia che riguarda tutta la civiltà occidentale e siamo schierati in prima linea a difesa di Kiev. Bene, Giambattista, grazie anche per la chiarezza e l'esposizione che hai avuto, ma io a questo punto direi anche, se Adolfo è disponibile, di entrare un po' nel merito della sicurezza anche italiana, perché abbiamo sentito un po' un quadro diplomatico dell'ambasciatore, abbiamo sentito da Giambattista quelle che sono le situazioni europee, ma io parlerei anche un attimino di quello che sono le criticità dell'Italia in questo momento, perché come tutti possiamo vedere i prezzi stanno aumentando, la borsa sta calando, tante nostre aziende hanno bloccato le esportazioni verso la Russia, quindi hanno una penalizzazione economica, ci sono aziende che non sapranno se riscuoteranno i propri crediti, c'è l'aumento appunto dei carburanti, quindi questo andrà a impattare su tutto l'aumento dei prezzi di tutti i prodotti, manca la materia prima. Insomma, Adolfo, com'è la situazione secondo te da un punto di vista della sicurezza energetico, alimentare e anche le preoccupazioni che tanta gente si pone di avere una guerra di fatto a pochi chilometri da casa? Sì, innanzitutto grazie ovviamente al gruppo del Senato per aver organizzato questo meeting e di avermi invitato a parteciparvi anche rispetto al ruolo che ricopro sempre
in rappresentanza di Fratelli d'Italia, unica forza di opposizione, quindi la presidenza del Copasir. Copasir che aveva allarmato il Parlamento nelle modalità in cui la legge, di cui la legge conferisce, quindi nella relazione annuale che abbiamo presentato il 14 febbraio, era già desumibile la postura aggressiva della Russia, che si manifestava e si manifesta non soltanto nel confine orientale dell'Europa, nel cuore del nostro continente, in Ucraina. Abbiamo dedicato un capitolo in quella vicenda che ancora, lo ripeto, non si era manifestato nella sua drammaticità, cioè non c'era stata ancora l'invasione russa, ma anche in altri contesti del confine orientale. Nella stessa relazione evidenziavamo come fosse importante quello che stava accadendo in Bielorussia. Il referendum che si è svolto pochi giorni fa era programmato da tempo, e in quella relazione noi notavamo come quel referendum, cancellando la neutralità della Russia, tra l'altro consentisse il dislocamento del dispositivo nucleare russo in Bielorussia. Ecco, la prima domanda che mi viene da me, domanda ovviamente retorica per certi versi, la Russia pretende la neutralità dell'Ucraina nel momento stesso in cui cancella la neutralità costituzionale Bielorussia per dislocare i missili nucleari russi in Bielorussia. Nel contempo notavamo il movimento della Russia, per esempio, in tutto quello che è l'arco balcanico. Non sfugga ad alcuno che da mesi si assisteva a dichiarazioni sempre più cruente e indipendentiste da parte da leader della Bosnia serbica, mentre in precedenza lo stesso leader e i suoi collaboratori avevano appunto cooperato al meglio con i bosniaci, croati e musulmani in quell'arcipelago che è la Bosnia Erzegovina. Come mai improvvisamente cambia atteggiamento e fa dichiarazioni che possono presupporre un conflitto, un nuovo conflitto all'interno della Bosnia Erzegovina e quindi nei Balcani? Nello stesso tempo, in quella relazione notavamo come il dispositivo militare russo in Siria fosse aumentato negli ultimi tempi e nel contempo come i mercenari della Wagner fossero, e non a caso, in Cirenaica, e in più notavamo come negli ultimi tempi si fossero realizzati 6 golpe militari in 5 riusciti in 4 paesi del Sahel e in alcuni dei quali, a cominciare dal Mali, dopo il golpe militare mettevano in condizione o costringevano i francesi e anche i militari italiani a programmare l'uscita dal paese perché nel frattempo giungevano i mercenari della Wagner. Questo era già tutto scritto, cioè che cosa? Una postura aggressiva della Russia non solo nella frontiera orientale, ma tesa a avere un predominio in quello che sono le risorse energetiche minerarie, pensiamo ai materiali preziosi, le terre rare, che per esempio vi sono anche, non soltanto, ma certamente di più, nell'area del Sahel, per controllare sotto la forma di predominio anche la nostra transizione ecologica e digitale, così come con altri mezzi, ma con le stesse finalità, fa il gigante cinese, che è davvero, quello sì, un avversario sistemico dell'Occidente. Bene, questo era stato notato e oggi purtroppo siamo di fronte a quello che nessuno si aspettava in questi termini, anche se in quella relazione noi appunto parlavamo anche di questo, cioè della minaccia militare russa in Ucraina. Ebbene, nessuno si immaginava in questi termini, cioè le città assediate e bombardate, forse non se ne immaginava nemmeno Putin, che nel suo isolamento, perché Putin è un uomo isolato, che si è autoisolato negli ultimi anni, avete visto quel tavolo emblematico, no? Quando riceve Macron, e Putin da 2+ anni praticamente si è isolato dal mondo. Nel suo isolamento Putin immaginava che l'Ucraina fosse felice di accogliere l'armata russa. Magari pensava che ci fossero manifestazioni di sostegno o addirittura, come reclamava nelle prime ore, qualcuno che dimettesse con la forza Zelensky. Non immaginava di essere costretto nella sua minaccia armata di bombardare i centri abitati, gli ospedali, 120 ospedali sono stati bombardati, e di uccidere bambini, donne, e di assistere soprattutto a un popolo che resiste in maniera eroica, facendoci capire quali sono i veri valori delle libertà dell'Occidente che noi avevamo in qualche misura dimenticato. Ebbene, questo non era nel suo immaginario.
è chiaro che dietro c'è quella visione, se vogliamo, messianica che prima l'ambasciatore Terzi delineava, di un Putin che punta a ricostituire l'unità dei tre popoli slavi, quindi anche dei serbi, attenzione, dei tre popoli slavi, sotto una sorta di grande madre russa. Ma il punto di svolta, io ambasciatore, lo vedo proprio in Ucraina, e poi giungo a rispondere alle domande che mi faceva prima il collega Pietra. Il punto di svolta lo noto quando il governo Yanukovych, improvvisamente, contraddicendo quelle che erano state le volontà del Parlamento, invece di aprirsi alla sottoscrizione di un accordo con l'Unione Europea, volta la faccia e decide di realizzare, di aderire all'unione doganale di Mosca. In quegli anni Putin cercava, parlo del 2014, di realizzare ancora un'unione doganale che fosse una sorta di comunità economica e produttiva capace di competere o comunque di dare quella base produttiva economica alla Russia che gli mancava e che gli continua a mancare. In quel momento c'è la rivolta di Maidan, i giovani non vogliono, il popolo non vuole la disunione doganale perché guarda l'Occidente, all'Unione Europea, cade Yanukovych e viene eletto poi un altro presidente. Bene, da quel momento Putin fallisce il progetto di Putin, che era anche quello di creare una base economica produttiva che senza l'Ucraina, che era il giacimento, il granaio, il giacimento agricolo della Unione Sovietica, senza le basi portuali e infrastrutturali dell'Ucraina, che ora tende di conquistare con le armi, senza le miniere di Donetsk e le acciaierie di Mariupol, senza le fabbriche di armi di questa eroica città che ancora resiste all'est dell'Ucraina, ecco, quel progetto economico fallisce, perché si regge soltanto sull'adesione di soggetti economicamente fragili, come la Bielorussia, l'Armenia e il Kazakistan. Non può aver foce. Se infatti gli restano a Putin solo due forze, l'energia, le materie prime e le armi. Lui conosce, ha solo queste due forze e conosce solo questo linguaggio, non gli resta altro. E con questo linguaggio cerca di imporre il suo dominio in quello che ritiene essere la sua sfera di influenza, la sfera storica dell'impero russo, tanto più dopo quello che è accaduto con l'Unione Sovietica. Ebbene, quali sono le nostre criticità? Io ne segnalo innanzitutto due, su cui noi abbiamo lavorato come Copasi negli ultimi anni, avvertendo il Parlamento. L'uno è quello della guerra cibernetica. La prima relazione del COPES al Parlamento in questa legislatura è stata proprio su questo, sulla sicurezza cibernetica. Il Paese non è sicuro dal punto di vista della guerra cibernetica. Non solo perché è recentemente emersa anche la questione riguardante l'antivirus russo, che è un problema importante e significativo su cui si sta lavorando per neutralizzarne le criticità, ma anche perché la Russia, e noi lo sappiamo e l'abbiamo detto pubblicamente al Parlamento, è diventata la potenza più forte al mondo nella guerra cibernetica, uno strumento che sa utilizzare sotto diverse forme, sotto la forma degli attacchi da parte degli hacker che possono paralizzare l'intero sistema sanitario di un paese, la diffusione dell'energia elettrica, possono paralizzare il sistema economico di un paese, sia sotto quello delle disinformazioni attraverso la rete di internet, e la Russia è maestra in questo, nella campagna di disinformazione. Ebbene, quello della guerra cibernetica, un aspetto importante della cosiddetta guerra ibrida, purtroppo noi siamo ancora vulnerabili. Cosa dobbiamo fare? Accelerare la costituzione dell'agenzia, nell'attività dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, implementare il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, realizzare più in fretta possibile il cloud nazionale della pubblica amministrazione e portare in sicurezza i dati sensibili della pubblica amministrazione, completare sicuramente la rete unica a banda larga a controllo pubblico, perché quella è garanzia appunto degli assetti strategici nazionali, ma anche implementare la realizzazione dei cosiddetti cavi marittimi che potrebbero consentire al nostro paese di diventare un asse nevralgico fondamentale nella trasmissione di dati a livello globale, con conseguenze geopolitiche molto importanti. La sicurezza cibernetica è la nuova frontiera su cui noi dobbiamo molto ancora lavorare per tutelare il nostro paese. Nel contempo, l'altro aspetto, anch'esso oggetto della relazione al Parlamento del 9 di gennaio di quest'anno, è quello della sicurezza energetica nazionale. In quella relazione, e non a caso, individuiamo alcune delle soluzioni che il governo ha preso in queste ore,
in queste ore. Leggete in quella relazione, il raddoppio della produzione di gas nazionale c'era già scritto. La necessità che il governo, con potere sostitutivo rispetto alla regione, potesse sbloccare i grandi parchi solari c'era scritto, è stato fatto oggi. Dal Consiglio dei Ministri oggi hanno sbloccato 6 grandi parchi solari nel Mezzogiorno, così come altre questioni. La fusione nucleare, che ieri Draghi ha citato, è in quella relazione del 9 di gennaio, perché l'Italia, grazie all'ENI, è avanti nella ricerca sulla fusione nucleare. L'abbiamo detto in tempi non sospetti, perché in quella relazione dicevamo la necessità di affrancarci dalla dipendenza estera, soprattutto da quella russa, che nel frattempo dalla Crimea ad oggi non è diminuita, ma anzi è aumentata, attraverso la diversificazione delle fonti. Citavamo anche la TAP, il TAP non a caso, le fonti energetiche del sud del Mediterraneo, e nel contempo concludevamo, parlo del 9 di gennaio, dicendo che l'Italia dovesse realizzare un piano di sicurezza nazionale energetico all'interno di un piano di sicurezza nazionale energetico europeo, che puntasse ad affrancarci dall'estero, a un'autonomia strategica, energetica, produttiva e anche tecnologica, nel quadro dell'alleanza occidentale. Nel quadro dell'alleanza occidentale. Oggi è chiaro a tutti cosa intendevamo dire, e credo che sia importante che il Paese oggi tragga una lezione per affrontare questi argomenti, a cominciare dalla sicurezza energetica, ma non soltanto questo, perché c'è ovviamente il problema anche dell'approvvigionamento alimentare, della filiera alimentare, e c'è il problema sicuramente dell'approvvigionamento delle materie prime che servono alla transizione ecologica e digitale, e che se non stiamo attenti cadranno tutte, come già in parte lo sono oggi, nelle mani di altri attori, soprattutto cinesi e russi, che in tal modo tendono di strangolare l'Occidente o comunque di renderlo succube, sottomesso ai loro desideri. Questo è un fatto estremamente significativo a cui noi dobbiamo reagire. Io penso che il Paese stia reagendo nel migliore dei modi, in maniera unitaria. È importante anche il segnale che proprio Fratelli d'Italia ha dato a tutto il Paese. Forza di opposizione si è schierata a difesa degli interessi nazionali, che in questo caso coincidono con gli interessi europei e occidentali. Concludo. Noi d'ora in poi dobbiamo esaminare ogni dossier, non soltanto quello della difesa e della sicurezza, ma qualunque dossier, quelli dei semiconduttori e delle batterie elettriche, per intenderci, quello della siderurgia e della catena automobilistica, secondo un'ottica secondo la quale, se possiamo risolvere i problemi delle criticità in Italia, meglio. Se non possiamo farlo per economie di scala o per problemi di tecnologia in Italia, facciamolo con i nostri partner europei. Se ciò non è possibile, appunto per economie di scala, per sviluppo tecnologico, per altri motivi, facciamolo nel quadro del nostro Occidente. Noi siamo italiani, quindi fondatori dell'Europa, europei, e di conseguenza noi siamo la matrice culturale dell'Occidente. Questa è la trasfera della nostra identità, che dobbiamo sempre avere presente, soprattutto quando il mondo è in una fase, concludo davvero, in cui è evidente a tutti e non da ora che vi è una competizione globale tra sistemi autoritari e le democrazie occidentali. Una competizione globale stressante, anche pericolosa, che qualcuno chiama una guerra ibrida, che però si è manifestata in questo contesto con l'invasione armata dell'Ucraina. Noi siamo lì, noi dobbiamo essere a sostegno in ogni modo della resistenza. Grazie Adolfo, grazie della tua esposizione. A questo punto io passerei la parola a Ignazio e lo farei anche con una riflessione. Abbiamo visto che gli incontri internazionali che si stanno creando intorno a questa questione vedano però molto spesso anche l'Italia fuori, perché sentiamo dei dialoghi che fa Francia, Germania, con gli Stati Uniti, ma l'Italia completamente sembra dimenticata in questo ruolo. Ma c'è anche un'altra cosa che vorrei porti, Ignazio, come riflessione, che tante persone ci pongono, cioè questa paura dell'escalation della guerra, no? Te lo dico perché come ex ministro della difesa sicuramente hai anche le competenze per poter dare una risposta in questo senso, e con il fatto che i paesi europei giustamente, io dico giustamente, hanno deciso anche di fornire
armi all'Ucraina per la resistenza, però molti cittadini si pongono il problema, dice, ma questo potrebbe aumentare quindi la guerra tradizionale e coinvolgere anche i nostri paesi. Ecco, Ignazio, qual è la tua opinione in merito? La mia opinione, come quella di tutti, nasce un po' dall'esperienza, ma non ha appigli certi, perché si sa benissimo che le escalation possono arrivare dove tu non ti aspetti. Se noi torniamo indietro solo di un mese, sapevamo tutto quello che è stato detto anche in questo ottimo incontro, ma se avessimo dovuto fare una scommessa, nessuno di noi avrebbe immaginato un attacco di questa portata della Russia alla autonomia, all'indipendenza, alla libertà, al territorio ucraino. Avremmo al massimo immaginato un sostegno militare alle due repubbliche autonome che potevano semmai essere indotte a collegarsi più stabilmente con la Russia. Per cui le previsioni è meglio non farle, è meglio attenersi all'oggi e vedere come si può evitare il peggio. Peraltro oggi il Corriere della Sera, ce l'ho qui, in prima pagina fa un richiamo di un articolo che poi occupa una pagina intera e parla di un romanzo, dell'ultimo romanzo di Ken Follett, che pure vi ho portato da vedere, che si chiama Per niente al mondo, ma non ho delle royalty, quindi non lo comprate, non me ne dolgo. E questo romanzo, dice il Corriere della Sera, che non a caso fa richiamo oggi in prima pagina parlando di quello che sta avvenendo in Ucraina, non fa altro che immaginare una escalation che comincia da una piccola vicenda territoriale, molto più piccola di questa, in Africa, tra il Sudan e il Chad, e poi finisce con l'arrivare ai limiti della guerra mondiale. Non mi dico come finisce il libro, ci mancherebbe, non è di quello che stiamo parlando. Voglio dire che il pericolo l'abbiamo visto anche nella storia. Mi pare, chi di voi ha parlato di Monaco? Credo Giulio Terzi. E già allora Hitler aveva deciso di invadere la Cecoslovacchia, i cechi, e poi a Monaco c'era la vicenda dei Sudeti, la conoscete benissimo, e poi ci fu la possibilità di scongiurare in quel momento la guerra, anche perché il ministro inglese si rivolse a Mussolini, che fece da paciere e riuscì a evitarla in quella fase, la guerra, venendo riconosciuto come il salvatore della pace in Europa. Non ci riuscì o non volle neanche provarci, forse, l'anno dopo, quando poi invece la guerra Hitler la fece. E allora io credo che, per parafrasare, l'ha detto anche Giorgia, ma lo dico in italiano, non in latino, che per evitare la guerra bisogna, per mantenere la pace bisogna prepararsi alla guerra. E allora a me piacerebbe molto che, come dice il generale Graziano, per esempio, i soli 5.000 uomini che oggi si possono considerare esercito europeo, pensate che l'Italia da sola ha 9.000 uomini in giro per il mondo nelle missioni di pace, mentre il generale Graziano, che è responsabile della sicurezza militare europea, ne ha solo 5.000. Io credo che soprattutto chi negli anni se l'è presa con gli Stati Uniti, a volte ha ragione, spesso ha ragione, ha però sempre dimenticato di valutare che l'Europa ha affidato, più che alla NATO, ai soldi degli Stati Uniti, il compito di mantenere le strutture per garantire la nostra libertà, la nostra indipendenza. Si parte da questo, cioè la NATO, perché ci la... Giusto, la NATO è troppo attrazione americana, e quando poi questa attrazione è guidata da uno come Biden, i guai possono essere gravi, effettivamente. Parentesi, bisognerà pure interrogarsi sul perché Obama e Biden hanno portato a un inasprimento dei rapporti con Putin mentre Trump no, ma questa è tutta
un'altra storia che avremmo potuto esaminare se Putin non avesse commesso il criminale errore di attaccare un paese libero. Tornando a noi, all'Europa, io credo che sia indispensabile assumersi le responsabilità che spettano all'Europa e ai paesi che dell'Europa fanno parte. Certo, non è che mi sentirei così tranquillo di affidare a questa Europa il compito di difendere la nostra libertà e di avere un proprio esercito. Credo però che un passaggio verso un vero esercito europeo possa essere prodromico, possa aiutare, io non so se l'ambasciatore è convinto come me di questo, al passaggio dalla Unione Europea a una Confederazione Europea, in cui ritornino ad essere centrali la difesa dell'Europa, la difesa militare e diplomatica dell'Europa, dove torni a essere centrale il problema della difesa dei confini anche dal punto di vista della politica migratoria, dove ci sia sulla giustizia una linea comune come delle linee generali anche sul fisco, e dove poi per il resto ogni Stato invece mantenga la propria sovranità, per esempio, faccio un esempio che riguarda il Made in Italy, abolendo quella roba dei colori che finiva per penalizzare tutte le derrate alimentari, chiamiamole così, di provenienza italiana a vantaggio di non sa quali altri. Allora, questo per me è un dato fondamentale. Questa grande, gravissima crisi rende necessario un processo di accelerazione di questo tema. Se vogliamo rendere un po' meno pesante questa trasmissione, che non può essere leggera per i motivi a tutti chiari, dico soltanto che comunque Putin una cosa di buono l'ha fatta: ha fatto sparire l'allarme Covid. È bastata la drammatica guerra perché, grazie a Dio, in televisione smettessero ogni minuto di farci allarmare più del necessario sul tema del Covid, e mi sembra che qualcuno prima un cenno lo ha sicuramente fatto. Io credo che, avendo voi detto molte delle cose che ciascuno di noi poteva dire, e sono stati tutti interventi molto interessanti, credo che bisognerà farla conoscere questa occasione di incontro e di dibattito, che chiarisce molti punti. Forse un richiamo storico non è male, è un richiamo banale se volete, ma vedete, Putin è figlio della Russia. La Russia era degli zar, poi è stata comunista, oggi è di Putin. Al di là dell'ideologia che sovraintende all'organizzazione statuale, ha sempre avuto come obiettivo quello dell'impero russo, quello della madre Russia. Ai tempi del comunismo, per nulla diversi dall'atteggiamento che ha oggi a Putin sotto questo aspetto, e noi ricordiamo benissimo, per essere stati noi sempre dalla loro parte, ricordiamo i patrioti ungheresi, i patrioti di Praga e della Cecoslovacchia, ricordiamo Solidarność in Polonia, ricordiamo i caduti nel muro di Berlino. Voglio dire, Putin non sta facendo niente di diverso di quello che l'Unione Sovietica ha fatto negli anni del comunismo, cioè ha ritenuto che l'unica logica da applicare fosse quella dei carri armati nelle altre città, e probabilmente pensava di riuscire con la stessa rapidità ad entrare nel territorio e nelle città ucraine se non avesse incontrato una resistenza inaspettata, una solidarietà europea che grazie a quella resistenza si è potuta manifestare e mantenere ampia, perché se fossero durati 2 o 3 giorni i combattimenti sarebbe stata diversa, ci sarebbe stato lo stato di fatto, e quindi probabilmente il ragionamento di Putin sarebbe stato avvantaggiato. Credo che questo ricordo non deve essere annullato. Noi, cioè, lasciate che lo dica con orgoglio, abbiamo le carte, forse siamo tra i pochi,
ad avere le carte in regola per condannare l'invasione della Ucraina. E siamo tra i pochi a poter dire a molti in Italia di vergognarsi per le parole che hanno speso contro la Polonia, per esempio. La Polonia, hanno detto che era un paese che ce l'aveva con la politica di immigrazione che voleva l'Europa. La Polonia, quando si sta trattando di difendere veramente la vita di gente che scappa da una guerra vera, e sono donne e bambini, mentre i migranti che arrivano in Italia che dicono di scappare dalle guerre sono tutti giovani e forti, non si capisce come mai c'è questa cosa. Quando c'è una fuga dalla guerra, i primi a scappare sono le donne e i bambini, come sta avvenendo adesso. Ecco, io credo che noi un omaggio alla Polonia, al suo governo, alla sua capacità di aiutare, di essere di primo aiuto per la popolazione che si sta riversando nel suo territorio, lo dobbiamo, e siamo tra quelli che lo possono fare a testa alta. E allora io credo, e concludo perché non voglio dilungarmi, che il prossimo tema sarà non a parole, ma nei fatti, la capacità di avere una indipendenza politica, militare, che vuol dire prima di tutto energetica. Perché non ci può essere indipendenza politica, non basterebbe la forza militare se viene meno l'indipendenza energetica. E il prossimo incontro, lo dico a Luca Ciriani, mio ottimo capogruppo, nostro ottimo capogruppo, forse dovremmo cominciare a fare una riflessione sull'energia nucleare, sul grado di sviluppo delle nuove tecnologie connesse all'energia nucleare, sul fatto che abbiamo ai nostri confini il pericolo, se esiste, dell'energia nucleare, senza averne nessun vantaggio. Il vantaggio ce l'ha solo la Francia, noi abbiamo solo i pericoli. È un tema che secondo me noi dobbiamo affrontare, siccome siamo gli unici che possono affrontarlo senza avere la palla al piede di complessi, di legami con i potentati di questo, di quell'area. Credo che lo dovremmo fare, e farlo presto. Appuntamento, Luca, su questo tema quando tu vorrai. Grazie Ignazio. Concordo, sottoscrivo tutto quello che hai detto, perché hai toccato anche molti punti interessanti, ma visto e considerato che sia te che Adolfo avete chiamato in ballo l'ambasciatore Terzi, prima di passare la parola a Luca per le conclusioni, io farei anche, Giulio vuole, farei fare anche un breve intervento un po' su quello che è stato detto. Prego Giulio. Ti ringrazio moltissimo tutti. Sono state dette cose molto importanti, perché chiariscono molto bene qual è la linea del partito, ed hai scritto da parecchi anni, ne sono molto lieto, una chiarezza e coerenza sul rapporto fra Alleanza Atlantica, Unione Europea, Russia e Cina. Abbiamo parlato poco di Cina, è un altro tema che come quello energetico richiederebbe un'altra sessione. Adolfo è stato ospite a diverse riprese da tempo e da presidente del COPASIR ha citato dei rapporti che sono molto importanti, ma anche da presidente di Fare Futuro è stato e continua ad essere protagonista a Fare Futuro di questi approfondimenti. Ma avrete notato un fenomeno che va assolutamente capito bene e sul quale credo anche Fratelli d'Italia nel suo insieme deve pronunciarsi, a mio avviso, a mio modestissimo avviso, pronunciarsi e tenerne conto. Cinque settimane fa, all'inizio, quando c'è stato questo accordo olimpico, il giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi fra Putin e Xi Jinping, hanno fatto una specie di asse d'acciaio in tempi moderni, 2.0. Uno ha detto all'altro: io sostengo tutte le tue rivendicazioni, e viceversa. Putin, rivolgendosi alle rivendicazioni in Asia, Taiwan, Hong Kong, eccetera,
e Xi Jinping a quelle in Europa, Europa, sicurezza europea, antitesi contro la NATO. Mentre all'inizio questa cosa, questa partenza di invasione, forse non era completamente attesa, nel senso che aveva dato Xi Jinping la luce verde sicuramente a Putin, ma non forse capendo esattamente dove questa così deviazione mentale ormai consolidata di Putin avrebbe portato, con un'invasione così, così gigantesca, cruenta e anche di insuccesso almeno per 10 giorni. Mentre nelle prime battute, i primi giorni, la Cina si è astenuta al Consiglio di sicurezza sulla risoluzione contro la Russia e si è astenuta all'Assemblea Generale, 141 paesi che hanno chiesto alla Russia di sgombrare subito l'Ucraina, riconoscere e ristabilire la sua sovranità. Mentre in quei momenti lì Xi Jinping ha giocato quasi un pochino smarcandosi, da almeno una settimana, da almeno 5-6 giorni, la disinformazione, la propaganda cinese è incollata a quella russa, esattamente contro l'Alleanza Atlantica. Non parlano più neanche di guerra, ma di operazione militare speciale. Quando ci sono le fake news su Zelensky che è scappato in Polonia mentre parlava dal centro di Kiev, e la Cina ha propagandato, e via dicendo. Quindi il blocco russo-cinese sul piano politico della propaganda, della disinformazione, dell'influenza, oramai è unito. E noi abbiamo tanti cavalli di Troia, magari ce ne fosse uno solo. Abbiamo una proliferazione di cavalli di Troia, purtroppo in Europa, nel nostro paese, sia della Russia che della Cina. Il tema della politica, della disinformazione, la determinata posizione dei partiti politici, la presenza sulla Cyber Information Warfare, come ha detto giustamente Adolfo, è un impegno quotidiano fortissimo. E sì, ha ragione assolutamente Ignazio, la difesa europea richiede tempi più lunghi che un immediato rafforzamento della NATO. La difesa europea, almeno in questo momento, deve essere concepita come rafforzamento del pilastro europeo, magari rafforzamento che diventa anche un pilastro europeo un po' più autonomo di quello che finora è stato nelle strutture dell'Alleanza Atlantica, ma rafforzamento di risorse tecnologiche, di uomini e di finanziamenti. È dura dirlo in epoca Covid, ma bisogna guardare a quella fusione civile e militare in cui finanziare la tecnologia per la difesa significa finanziare anche la crescita economica imprenditoriale del paese. Grazie. Grazie Giulio, grazie anche di questo tuo inciso. Io direi a questo punto di chiudere passando la parola a Luca Ciriani per le conclusioni. Posso solamente dire che credo che da questo breve focus che abbiamo voluto organizzare sia emersa, come posso dire, la chiarezza, la coerenza delle posizioni di Fratelli d'Italia e anche la concretezza delle cose e delle azioni che vorremmo portare avanti a livello governativo e politico. Quindi ringrazio tutti voi della partecipazione e Luca, a te la parola per le conclusioni. Devi attivare il microfono, Luca. Eccomi, mi sentite adesso? Te lo dissi, ti ringrazio Patrizio, aggiungo anche i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato e a coloro che ci hanno seguito grazie alle dirette dei nostri canali social. Un ringraziamento particolare all'ambasciatore Giulio Terzi, perché insomma il suo contributo è assolutamente autorevole e importantissimo, ma anche agli amici e colleghi, perché abbiamo, credo, dato dimostrazione di serietà e anche di competenza nell'ambito della politica estera e dei ruoli che ci sono assegnati in questo momento delicato. Tirare le conclusioni di un dibattito così vasto è quasi impossibile. Voglio aggiungere soltanto qualche considerazione, magari ci sarà una seconda possibilità di allargare questo dibattito e di proseguirlo. Spesso nel dibattito ci viene rivolta l'accusa di aver contribuito a mandare in guerra l'Italia votando la risoluzione del Parlamento che concede per la prima volta la possibilità di
diciamo, conferire, trasportare armi verso l'Ucraina. L'Italia non è in guerra, questo è chiaro, come non è in guerra la NATO, per i motivi che sono tutti notissimi. Tuttavia noi credo abbiamo aderito alla richiesta legittima di un popolo di potersi difendere. Non chiedono che siamo noi ad andare a combattere per loro, chiedono semplicemente di essere aiutati nel difendere la propria libertà, le proprie case, la propria famiglia, il proprio territorio. Dopodiché tutti quanti, noi per primi, auspichiamo le trattative, il lavoro della diplomazia, i tavoli per la pace. Ma come abbiamo detto, hanno detto tutti coloro che sono intervenuti, in particolare l'ambasciatore Terzi, non esiste una diplomazia disarmata. Senza la resistenza eroica e talvolta disperata, sicuramente dal punto di vista di Putin imprevista, del popolo ucraino, quel tavolo delle trattative non ci sarebbe, ammesso che quel tavolo in questo momento esista. Se ci sarà comunque un tavolo serio e vero di trattative, deriverà dalla forza che il mondo occidentale ha posto contro Putin e dalla resistenza straordinaria dell'esercito e del popolo ucraino. Altrimenti Putin avrebbe continuato la sua discesa verso gli altri popoli, verso la Moldova e tutti gli altri popoli che ritiene unilateralmente di sua competenza e di sua che pensa di poter trasformare in proprie province. E a questo proposito ricordo anche che spesso viene evocato, secondo me a sproposito, il caso dei missili a Cuba nel 62, mettendo insieme cose che non stanno insieme, confondendo l'aggredito con l'aggressore, chi rappresentava una minaccia autoritaria e un'alleanza, quella atlantica, che è un'alleanza difensiva. Un'ultimissima considerazione, gli effetti pratici purtroppo per l'economia italiana di questa crisi, che è nata prima della guerra con l'aumento del costo dell'energia e che prosegue in maniera molto preoccupante, è che forse il PNRR è già diventato vecchio dal punto di vista politico. Il Piano Nazionale di Resilienza e Resilienza sembra quasi in questo momento sullo sfondo, quando sarà forse necessario, tolgo il forse, ripensare un secondo PNRR, cioè a un'azione complessiva dell'Unione Europea a favore dei paesi che si sono esposti con le sanzioni. Le sanzioni di tutti i popoli europei sono stati un grandissimo segnale di forza e di unità, ma non possiamo nasconderci che alcuni paesi le pagano in maniera più forte, altri in maniera meno forte. L'Italia è, da questo punto di vista, purtroppo uno dei paesi più vulnerabili e quindi l'Unione Europea, secondo me, dovrebbe provvedere quanto prima a un secondo PNRR, questa volta dedicato all'emergenza economica e energetica dell'Europa, perché anche da questo punto di vista non possiamo rimanere con le mani in mano, perché tutti conosciamo l'emergenza dei pescatori, dei pescherecci, dei trasportatori, dei tir, ma domani sarà l'emergenza delle aziende energivore e via discorrendo. Quindi in attesa, ma non sarà facile, non sarà immediato, di poter contare su un piano energetico nazionale meno inconsistente di quello che abbiamo, dobbiamo pensare a come difenderci anche tra di noi con una solidarietà europea che non sia finta, ma che prenda spunto dalla unità di intenti che abbiamo dimostrato in questa crisi. Io mi fermo qui, ci saranno tantissime altre cose, ma confido nel fatto, nella disponibilità di tutti i colleghi e degli amici, di poter fare un secondo appuntamento, magari allargato anche ai temi di cui parlava Ignazio, cioè i temi della sovranità energetica e delle scelte che questo Paese dovrà fare, perché finora la nostra specialità è stata quella di rinviare le scelte, di far finta che il mondo non esistesse, anche nella sua crudezza dal punto di vista dei rapporti internazionali. Grazie Patrizio, ti cedo la parola per i saluti finali. No, finito, grazie a voi tutti. Alla prossima, grazie mille.